Abbiamo effettuato un test in una situazione molto critica dal punto di vista dell'esposizione e del bilanciamento del bianco. Regolando il bianco sulla posizione preset luce solare, 5600 gradi Kelvin, ed esponendo correttamente per l'esterno, si nota come la persona sia quasi una silhouette. Lo sfondo ha però colori naturali. Se proviamo ad esporre per rendere la persona più visibile, notiamo come lo sfondo diventi fortemente sovraesposto. La differenza di luminosità tra esterno ed interno è enorme. Mantenendo l'esposizione corretta per l'esterno e aggiungendo una lampada alogena a 3200 gradi Kelvin chiusa sul volto, siamo quasi riusciti a pareggiare la luce. La luce della lampada è pari a circa 40.000 lux, quella solare intorno ai 60.000. Si nota però come la lampada alogena tinga di rosso il volto della persona, per effetto delle due temperature di colore diverse. Con la stessa situazione precedente, abbiamo regolato il bianco su luce artificiale. Lo sfondo appare bluastro, mentre il volto della persona è ora corretto. Ritorniamo alla situazione con esposizione sullo sfondo, regolazione luce solare e lampada alogena. Se ora aggiungiamo alla luce un filtro di conversione per portare la sua temperatura di colore a 5600 gradi Kelvin, notiamo come il volto abbia colori naturali, ma sia un po' sottoesposto, perché con la gelatina abbiamo sottratto molta luce alla lampada. Anche in situazioni normali bisogna porre attenzione al bilanciamento del bianco. Guardate questa immagine girata con un bianco sbagliato. Rimediamo facendo il bianco con il classico foglio in una posizione illuminata dal sole. Otteniamo questo risultato, corretto dal punto di vista dei colori. Se invece facciamo il bianco spostandoci leggermente in una zona d'ombra, notiamo come i colori siano cambiati, diventando troppo caldi. Esiste infatti una differenza fra temperatura di colore delle zone illuminate direttamente dal sole e quelle in ombra, che sono illuminate solo dal cielo, in questo caso leggermente azzurro. Occorre quindi valutare il bilanciamento del bianco sempre in funzione del soggetto principale.